Noi siamo fortemente preoccupati dal fatto che questo forte astensionismo in crescita in tutto il territorio nazionale e anche nel nostro territorio si possa ripetere ulteriormente anche in occasione di questo importante ballottaggio. Per noi i valori di partecipazione e di democrazia sono valori irrinunciabili e quindi assistere a un calo della partecipazione è un campanello d'allarme che suona forte e che parla di problemi di cui noi parliamo da tanto tempo, che sono di politiche profondamente sbagliate che allontanano i cittadini dalla partecipazione e quindi chiediamo di poter invertire questa tendenza forti anche di confronti che noi abbiamo fatto con i candidati in queste settimane, dai quali sono emerse questioni molto importanti. E sulla base di questi confronti noi oggi pensiamo che di lanciare questo appello al voto di partecipazione dei cittadini per tutelare i principi di democrazia, di solidarietà della nostra città e per contrastare anche alcune proposte che sono state avanzate che ci vedono profondamente critici e profondamente contrari, come quella di privatizzare ulteriormente i servizi sociali fino ad arrivare anche alle ipotesi previste di prevedere tariffe differenziate decise autonomamente dai privati, che vorrebbe dire smantellare il controllo pubblico dei servizi sociali e creare cittadini di serie A e di serie B. Sulla base di queste, in difesa dei principi antidemocratici, insomma di antirazzismo e di solidarietà, noi pensiamo che ci siano le condizioni per chiedere ai cittadini che sentono di andare a votare e di indicare, insomma, sulla base dei criteri, dei diritti che noi indichiamo come fondamentali rispetto alle due proposte che sono in campo. Voi avete anche però indicato un altro capitolo molto importante, che è quello del lavoro, della disoccupazione e della precarietà. Certamente, ovviamente quello è il primo punto, perché in questa città, come in tutto il resto del paese, assistiamo a un impoverimento molto forte del tessuto industriale, perché questa città sta vivendo di servizi, sta vivendo di logistica. Noi pensiamo che occorrano politiche che possano attrarre altri investimenti, che possono invertire questa tendenza, rilanciare il ruolo del manifatturiero, che a Piacenza è stato fortemente caratterizzato negli anni e decenni scorsi, e questo lo si può fare con delle politiche che possono attrarre investimenti e che devono mettere una regia pubblica in grado di decidere, con un confronto anche con le parti sociali coinvolte, quali degli investimenti previsti sono effettivamente investimenti utili per il territorio e quali non lo sono. Quindi scremare, selezionare e puntare su un progetto di sviluppo della città che sia condiviso fra le parti sociali. Quindi questo è sicuramente il punto centrale: qualità del lavoro, lotta alla precarietà, disoccupazione, sapendo che non è che Piacenza da sola può invertire tutte le tendenze su questi problemi, però qualche cosa si può provare a fare.